Ciao, ben trovato sul mio canale. Ciao da Stefano, ovviamente, che sono io, e ben trovati in questo mio nuovo video. Come spesso accade nei miei video, parlerò di relazioni tossiche, amori malati con narcisisti patologici, borderline oppure psicopatici. Io, per correttezza, premetto sempre di non essere uno psichiatra, sono un giornalista regolarmente iscritto all'albo che, però, ahimè, ho attraversato diverse relazioni tossiche, ho fatto il mio percorso virtuoso e ne sono uscito egregiamente. In questi anni ho studiato molti libri scritti da luminari internazionali come Otto Kernberg, ho, diciamo, guardato molti video tenuti da psichiatri e psicologi, anche italiani molto bravi ed esperti in relazioni tossiche, ed ovviamente la cosa più importante, ho partecipato a corsi e seminari di persone che, come me, sono state vittime di relazioni tossiche. Ho ascoltato molti racconti e ho metabolizzato alcuni concetti che voglio esporre in questi video, chiamati da collana di video chiamati Amore Malato. Il titolo del video di oggi è Perché il narcisista patologico vuole isolare la vittima? Partendo dal presupposto che i narcisisti patologici sanno perfettamente, o i border, sanno perfettamente cosa stanno facendo. Quindi loro conoscono benissimo la tattica del love bombing, quella della svalutazione e quella dello scarto. La conoscono fino ai tempi remoti, per il semplice fatto che loro fin da piccoli, dai 0 ai 7 anni, avendo avuto genitori anaffettivi, hanno maturato questo egocentrismo e questa mancanza di empatia tale che per loro, per non sentire la sofferenza dovuta alla ferita narcisistica, cerca di soggiogare il prossimo, mietendo sempre più vittime, dimostrando soprattutto a se stesso di essere il migliore di tutti. Vuole isolare la vittima, che può essere il partner o la partner, oppure un amico, per il semplice fatto che non vuole rotture di scatole. Se una persona, se la propria vittima scelta dal narcisista dovesse ascoltare delle campane esterne, che magari gli aprirebbero gli occhi sul narcisista, magari un amico, magari un parente, magari, che so, un fratello, non so, un'altra persona, che magari una volta che la vittima di un narcisista patologico si confida con lei dicendogli: ma caspita, il mio fidanzato, la mia fidanzata dice sempre che sono incompetente. Caspita, la mia ragazza o il mio ragazzo mi dice che non capisco niente, tutto quello che faccio è sbagliato, mi offende in continuazione. È che in questo caso magari una persona esterna potrebbe aprire gli occhi alla vittima dicendogli: attenzione, guarda che hai a che fare con una persona che non fa per te. Oppure magari più esperti potrebbero riconoscere segnali di narcisismo patologico e dirgli: attenzione, guarda che hai a che fare con un narcisista patologico. Ecco, questa cosa qua il narcisista proprio non l'accetta. Cosa fa? Quando vede soprattutto che hai a che fare con delle persone che sono importanti per te, lui cerca di minarle in tutti i modi, cerca di screditarle, cerca di dire che sono inutili per loro, che sono dannose per la propria fidanzata. Cerca di allontanare appunto la vittima da queste persone sane, naturalmente, ed empatiche, che cercano di aiutarla, la vittima. Il narcisista patologico farebbe di tutto per avere sudditi, di tutto. E isolando la vittima, il suo gioco è migliore, è più facile. Io, per dire esperienza personale, ho avuto una relazione con una ragazza, tempo fa, a cui ho fatto conoscere mia madre. E lei continuava a dire che mia madre gli faceva dei doni ogni tanto, perché mia madre è una persona generosa, e lei pensava bene di dire: guarda, questa, non so, per dire, questa borsa regalata a mia madre, non vedi che qualità scadente dei cinesi? E io stavo zitto. Oppure, non so, mia madre gli regalava dei capi d'abbigliamento carini, e lei diceva: ma questa roba qua non me la posso mettere al lavoro, è roba da zingaro. Tu dirai che mi ascolti: caspita, che offese che ti sei preso. Sì, sono stato un coglione. Adesso, ma prima ero solo una vittima, come tante altre vittime che mi stanno ascoltando. Alla fine di tutta questa manfrina, mi ha svalutato, mi ha cercato di allontanare da mia madre, che per me era una persona importante, e per poi, ripeto, svalutandomi e scartandomi in maniera crudele. Quindi
Il gioco è sempre quello. La svalutazione e l'isolamento che il narcisista patologico o il borderline, che è similare nelle dinamiche, vuol fare è semplicemente per avere gioco migliore affinché nessuno possa aprire gli occhi alla vittima. Se sei una vittima di un narcisista patologico, reputi di esserlo, attenzione, devi uscirne in fretta. Devi farti assistere da un bravo psicologo, esperto in relazioni tossiche, che anche in Italia ce ne sono, e vedrai che tutto andrà meglio. Spero che il mio video ti sia piaciuto. Se ti è piaciuto, clicca il like, condividilo se reputi che qualcuno possa essere utile, clicca la campanellina per seguire i miei aggiornamenti che spesso e volentieri riguarderanno relazioni tossiche e amori malati. Ciao da Stefano.